Allora, io rubo subito la parola a Elisabetta, perché eravamo d'accordo così e lei lo lascia fare. Allora, due cose in più su di lei, che è una scrittrice ormai, lo sappiamo. Allora, Elisabetta ha studiato a Bologna, quindi è un ritorno, come dire, spero felice per te, sicuramente per noi. E si è perfezionata in cinema a Los Angeles, ha vissuto lì qualche anno, è tornata e ha fatto cinema, ha fatto televisione e poi è anche la scrittrice, quindi è una figura inutile, ovviamente, come dire, facile dire eclettica, ma è così. Mi arrabatto più che altro. Beh, insomma, dipende poi come escono le cose. Io sono qua, io l'ho letto così, che escono bene, quindi è più, un po' più che arrabattarsi. Allora, questo libro, come diceva prima Giovanna, non è il primo. Io mi sono segnata solo alcune delle cose che ha fatto Elisabetta, perché ovviamente quando uno lavora in televisione non puoi fare l'elenco di tutto quello che ha fatto, è semplicemente troppo. Vi segnalo però un cortometraggio che si è segnalato alla Mostra del Cinema di Venezia che si chiama Taxi, un film che si chiama L'una e le altre, e un'opera teatrale. Io, ovviamente lavorando in teatro mi è subito caduto l'occhio, Marilyn, gli ultimi 3 giorni, dopo magari ci torniamo perché questi tutti i gialli ci piacciono. E su Marilyn Monroe ha scritto anche un libro, Marilyn, un intrigo dopo la morte, che Dietro è dietro la morte. Io non so leggere la mia scrittura, come vedi, se qualcuno sa scrivere. Va bene, questo è il libro che ha preceduto Una vita bizzarra. Invece è proprio un romanzo. È un romanzo che io ho letto con grande piacere e però dietro un po' di cinema, devo dire, ce lo siamo detto prima in privato, ce l'ho visto. Quindi credo che lo vedrete anche voi. Io prima di dire altre sciocchezze, preferisco leggervi un piccolo brano su cui poi torniamo. Vi presento i personaggi. Mi alzo così. Ah, giustamente non faccio un favore alla camera, però arriva meglio la voce. Rosa Furlan era arrivata a Roma all'inizio dell'autunno del 1969. Pochi mesi prima l'uomo aveva conquistato la Luna e l'aria che si respirava nel mondo era che tutto, o quasi, potesse essere possibile. Veniva da un paese del Veneto, Pieve di Cadore, vicino alle montagne, le Dolomiti. Uno di quei posti dove dall'autunno alla primavera inoltrata non esiste altro se non l'inverno e il sole sembra inghiottito dalle montagne. Suo padre Antonio, un uomo schivo, taciturno, magro, con pochi capelli, era una persona semplice, un falegname che amava il suo lavoro. Così come adorava passeggiare tra i boschi e le montagne dietro casa. Andava a camminare tutte le volte che poteva, silenziosamente preparava il suo zaino che teneva appeso a un chiodo accanto all'entrata e "Io vado", era l'unica frase che mormorava sull'uscio quando era pronto, e chiudeva velocemente la porta dietro di sé in modo da non essere fermato da nessuno. Partiva anche per un giorno intero da solo, senza parlare. Il solo rumore era quello dei suoi passi sui ciottoli dei ghiaioni o sui sentieri dei boschi e il sibilo del vento che si infilava tra le cime degli alberi. Camminare in montagna era la cosa che Antonio amava di più. Non amava invece la moglie Adele.